Estate, la pelle ovviamente è sotto pressione, possiamo dire sotto stress con il sole, dobbiamo trattarla bene. Abbiamo fatto una puntata interessante con il nostro medico estetico con Anna Maria Chirico. Allora Debora Tognozzi. Ciao Debora, Ciao, parliamo di pelle e alimentazione, cioè come mangiare bene per custodire, accudire, mantenere sana okay. la nostra pelle, perché al di là dell'idratazione, credo che ci siano altre sì, cose, di cui, cose di cui parlare. Adesso tu ci parlerai di queste cose. Eh, quanto A tempo te. ho? Sempre i soliti dieci <ride> minuti. Allora, la pelle. La pelle è l'organo più esteso di tutto il nostro corpo. Sì. È l'organo che è la parte più di impatto verso gli altri, eh sì. è quella che però ci racconta molto spesso di noi. Assolutamente. Quindi c'è eh, un collegamento tra la pelle, il nostro organismo interiore certo. e la nostra mente. Si dà lo psiche. stato di salute sì. sia cioè, psichico che sì. ovviamente fisico. Vero. E quindi è veramente molto complessa. Anche no? il nostro terzo polmone, quindi. Sì. Anche, e quindi io collaboro insomma con dermatologi e, mm. e non solo, dove troviamo delle, delle grandissime complessità anche sotto la parte proprio nutrizionale. Sì perché se parliamo di, di pelle diciamo del benessere estetico è più facile perché insomma lì sì dobbiamo idratarla sì. ci sarà tutta la parte che non entro in merito della cosmetica anche del quotidiano così ma poi c'è tutta la parte nutrizionale che è l'importante è nutrirci bene fare per esempio seguire una dieta mediterranea senza eccedere in quelli che sono gli zuccheri abbiamo fatto un, ah, un voglio, incontro in merito anche all'apporto glucidico però insomma se, se ci fosse Torniamo di fibre, quindi verdure, una frutta, della frutta secca, zinco, selenio, vitamine. Eccoli che noi diamo quello che è necessario per la buona salute diverso è quando ci sono delle situazioni un po' più complesse. Certo. Ma anche la stessa acne, no? che tanto affligge i giovani e giovani, non certo. solo perché poi avviene anche l'acne tardiva, però lì la valutazione anche nutrizionale deve essere un pochino più attenta e quindi si possono cioè andare... Si può gestire l'acne con l'alimentazione? Si può supportare l'acne okay. attraverso una corretta alimentazione perché chiaramente la formazione, no? la produzione di sebo eh, viene a parte la, il discorso ormonale, no? quindi c'è la, sia la parte ormonale sia la parte eh, non soltanto ormonale che eh, fa in modo che quest'acne si presenti in modo più o meno importante. Però in questo caso, per esempio, io lavoro andando a ridurre alcuni alimenti, come per esempio tutto quello che è il mondo del latte e latticini, eh, che aumentano sia la produzione di serbo ma aumentano anche un livello di infiammazione perché una, un viso eh, con acne è un viso infiammato. Certo andare a lavorare su un apporto giusto di quelli che sono gli acidi grassi insaturi come omega 3, omega 6, in un bilanciamento corretto okay. e quindi andare poi a togliere per esempio alcuni alimenti un po' più acidificanti, le solanace come può essere il pomodoro, il, le melanzane, i peperoni, quindi contenerli, cioè lavorare, fare un lavoro un po' più mirato su questa problematica che poi insieme al dermatologo invece farà la parte eh, clinica e terapeutica. Certo. Però si ottengono dei, dei, dei risultati. risultati. Sì, 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 devo dire. Altre a volte cose su sì. cui si può intervenire sui disturbi della pelle? Allora, i disturbi della pelle ci sono intanto alcune tipologie di malattie autoimmuni. Ok. Come per esempio la psoriasi, eh, come può essere la vitiligine, eh, come altre di queste, diciamo queste sono le due principali, eh, dove eh, sulla psoriasi soprattutto ci sono molti studi e, e anche proprio applicazioni di certo. alimentazioni eh, controllate dove vengono. Tolti e quindi quando dico tolti bisogna poi non fare di testa propria perché l'eliminazione, certo. cioè le, le eh, diete ad eliminazione devono essere eh, impostate, seguite, perché poi non deve essere un'eliminazione per sempre, ma deve essere temporanea e poi, e poi reintrodurre alcuni alimenti. Perché? Perché si è visto, per esempio, che la sensibilità, ehm, anche se non in forma di celiachia, ma la sensibilità al, al glutine, è uno di quegli elementi che sono predisponenti al peggioramento del sintomo. Okay. e quindi della, della presentazione della patologia come anche, anche lì il discorso del latte e latticini alcuni legumi quindi ci sono per esempio dei protocolli che io utilizzo perché poi sulla pelle certo. anche ci lavoro tanto dove andiamo a fare appunto un'alimentazione selettiva e nel, in alcuni casi affianchiamo sia la valutazione genetica certo. ma anche le intolleranze alimentari il, la pelle poi ovviamente come detto bene testimonia anche il nostro stato di sì. stress molte volte. In quel caso c'è cioè un qualcosa, un alimento che può aiutare ad allentare lo stress, secondo te? Ma ci sono. alcuni o è sufficiente mangiare cose che ci piacciono, tipo la cioccolata? Molte persone Beh, sopperiscono <ride> col cioccolatino la sera per no, non eh, compensare. No, non va proprio molto bene. Ah. diciamo Quello che, che si può fare è prendere, per esempio, degli alimenti che facilitano il rilassamento, okay. o comunque quelli contenenti triptofano, che poi è un amminoacido che attraversa la barriera emancefalica e quindi arriva sul discorso della serotonina, come possono essere le banane, ci sono insomma altri alimenti. Quindi andare a fare una selezione di alcuni alimenti certo. che lavorano sulla psiche, ci sono anche là studi e, e applicazioni Se cliniche. Qualcuno, no, su... A parte la banana. <ride> a parte la banana. Ma per esempio anche il, il discorso del cereale okay. aiuta una, un, un cereale a giusto indice glicemico, aiuta un discorso di ehm, a, Abbassamento dello stato di stress. Certamente non sì. bisogna aumentare lo stress, quindi non bisogna per dire anche le, le carni rosse, aumentare il quantitativo di carni rosse, sì, certo. eh, comunque aumentano la, la parte comunque stressogena, tutti gli zuccheri bianchi, le farine raffinate possono aumentare anche lì la parte dell'insulina che a sua volta poi viene regolata dal cortisolo e quindi ci sono insomma degli elementi eh, che possono aiutare come anche il discorso dell'attività motoria e parte certo. della meditazione che ormai si è visto quanto mm. può essere mindfulness eh, sì ah. mindfulness o comunque meditazione anche l'idratazione sì. attraverso l'alimentazione quindi a parte il i liquidi, a parte A parte l'apporto di liquidi tal quali, sì. E, diciamo del, del, degli alimenti che possono favorire. Beh, guarire. tanto le verdure sono ricche di acqua, la frutta è ricca di acqua, si possono eh, fare anche, non so, delle zuppe. Io sono una fautrice della zuppa di miso. Miso? Allora, vuoi sapere cosa? Sì, eh. sono curiosa. Allora, il miso è un. diciamo che viene usato in Giappone, ma eh. è un alimento mh, a base di o soia o frumento o altro cereale altamente fermentato, loro lo utilizzano come, eh, come se fosse il dado, il nostro dado okay. che invece non, non va bene, però il miso si è visto che insieme viene poi eh, preparato, ora ci sono anche delle zuppe di miso monodose che possono essere soltanto uh -huh. poi rinvenute in acqua bollente, però eh, questo miso ha poi un'azione sul microbiota molto interessante perché ti parlo di questo perché si sa che il microbiota sulla pelle infatti ci sono tantissimi studi uh -huh. ha ossia il microbiota intestinale oltre che quello certo. dell'epidermide ha del, un collegamento fortissimo sulle malattie dermatologiche quindi dove ci sono problemi intestinali possono esserci collegate o il peggioramento, l'insorgenza di malattie dermatologiche o comunque lavorare sull'intestino, andare a studiare il microbiota anche di certo. quella persona può dare un miglioramento a quella che è la, la patologia. diciamo che l'apporto nutrizionale corretto potrebbe in questo caso certo. migliorare attraverso... Certamente, il nostro intestino di... migliora con l'alimentazione. E quindi migliorando quindi... l'intestino che è il per gli migliorare e il anche il secondo cervello, possiamo pelle. migliorare un po', sì, tutto, un po tutto, tutto il resto. Bene, Deborah, Grazie. Siamo arrivati. Il tempo è scaduto anche adesso. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi. Hai dato delle notizie secondo me molto utili, come sempre, molto interessanti. Noi ci rivedremo ovviamente su quella seggiola, su questo, davanti a questo tavolo, con i nostri telespettatori e riceveremo ancora le domande e quindi organizzeremo delle, degli argomenti in base a quello che ci diranno i nostri Perfetto. telespettatori. Va bene? Grazie mille. Grazie infinite grazie. e grazie sempre ai nostri telespettatori.